Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, con la sua testa e con il suo cuore è un artista. A pronunciare queste parole è stato San Francesco d'Assisi ed è stato proprio questo il filo conduttore della manifestazione Fatti per creare emozioni, voluta per rendere omaggio ai maestri artigiani, che sono l'espressione viva ed appassionata di quello che le Marche esprimono da secoli: ingegno, creatività e bellezza. Per le Marche l'artigianato è la grande ricchezza, perché mi rifaccio a un'indagine fatta 6 anni fa, forse da noi è poco conosciuta, ma in realtà abbiamo una tradizione artigiana che non ha niente da invidiare a altre realtà più blasonate a livello italiano. Io vedo 2 percorsi, uno un percorso di queste nostre bellissime tradizioni legato al turismo e alla cultura, che possono attirare un flusso importante di visitare, quindi di collegare quello che stiamo anche facendo, i nostri meravigliosi tesori. Basta pensare anche alle Marche, la regione dei 100 teatri, tutti fatti da artigiani, guarda caso, con le botteghe artigiane e con l'enogastronomia. Quindi questa è una risorsa importante. In più la riscoperta, che vediamo con piacere, di tanti giovani per il mondo dell'artigianato, per i mestieri che ricordiamo proprio oggi con i maestri artigiani e i mestieri tipici artigianali. Il presidente della regione Spacca, con la sua presenza, ha voluto rendere omaggio alla sapienza delle mani dei maestri artigiani e al loro lavoro, che fa apprezzare le Marche in Italia e nel mondo e che contribuisce a rendere più attrattivo il territorio. In questo momento c'è una grande domanda di prodotti personalizzati, di prodotti che abbiano un'anima e che siano riconoscibili dell'identità di un territorio. Quindi l'artigianato ha una grande prospettiva e paradossalmente questa prospettiva e sui mercati internazionali che riconoscono la qualità di questi prodotti e dobbiamo prenderne consapevolezza e conoscenza, perché un artigiano non riesce a essere protagonista su un mercato così grande, così largo di orizzonti. Quindi c'è il ruolo delle istituzioni, delle associazioni di categoria e anche di imprenditori di sistema che aiutano questi prodotti a entrare in questa prospettiva di internazionalità. Il progetto Bottega di Scuola vuole fare questo, creare un ponte ideale che colleghi le mani dei nostri maestri artigiani a quelli dei giovani artigiani che si vogliono avvicinare a questo antico mestiere. Tutto ciò in vista anche dell'Expo 2015. Abbiamo voluto proprio con questa bottega scuola rivalutare la modalità di insegnare a lavorare e oggi sono venute proposte interessanti che vaglieremo anche per rendere questa formazione permanente, di modo che ci sia in questo un intreccio turistico di commercio che sia utile anche ai centri storici, ai centri abitati e alle città. Come è stato spiegato, l'Expo, le Marche ne sono protagoniste perché siedono nella cabina di regia nazionale anche in rappresentanza delle altre regioni. E attraverso l'Expo noi vogliamo proprio trasmettere l'idea delle Marche e quello che le Marche in realtà rappresentano, per cui saremo presenti nel Padiglione Italia con una settimana intera di iniziative che vengono coordinate dalla Presidenza della Giunta insieme alle Camere di Commercio e attraverso anche le mostre, le attività e le azioni delle botteghe scuole dei nostri maestri artigiani rappresenteremo la nostra regione. Credo che sarà un'esperienza molto importante. La qualità dei prodotti realizzati dai maestri artigiani contribuisce a diffondere la bellezza di un territorio, diventando motore di sviluppo locale. Una palla di Natale in vetro soffiato, con all'interno, in questo caso ho messo un cavallo, lo faccio vedere, e questo qua, e prima si fa l'oggetto, e poi attraverso la tecnica appunto che avete ripreso si richiude la sfera, si risoffia e si ottiene il soggetto che vedete. E per arrivare a fare una buona qualità del lavoro che c'è dentro servono tanti anni di dedizione, di lavoro e soprattutto di passione, diciamo. Le difficoltà maggiori sono legate al fatto che questo materiale, quando lo si riscalda, diventa praticamente liquido e quindi tra il liquido e il solido c'è una temperatura precisa nella quale il vetro permette di essere manipolato, di essere modellato.
realizzato, e la difficoltà sta appunto tutta lì, nel trovare l'esatto momento, l'esatta temperatura e dare velocemente le forme che si vogliono dare. Questo tipo di lavorazione può permettere a chi ha interesse a modellare il vetro ad usare una materia piena di colori, di trasparenze che altri materiali non riescono a dare, e dare qualsiasi forma possibile immaginabile, degli orecchini, collane, braccialetti, sculture, appunto palle di Natale, contenitori, di tutto, diciamo. È un materiale universale. Io ho tanto da imparare ancora, perché nonostante i 35 anni di lavoro mi rendo ancora conto che esistono tante cose che non conosco. Come si realizza e quanto tempo ci vuole per realizzare un cappello? Dipende dal tipo, può darsi 10 minuti o anche 3 minuti, secondo il tipo di cappello. Quali sono i materiali che vengono utilizzati? Paglia, tipo raffia, tipo crine, tutte queste cose qua, materiali trasparenti, tutti i tipi. Da quanti anni è che fa questo lavoro? Mi vergogno di dirlo, ma è 52. E c'è ancora riscontro in una situazione così difficile anche a livello economico? Sì, c'è. Vede magari anche i giovani interessati a questo tipo di lavoro? Pochissimo, è un bel mestiere, per me è un bel mestiere, però la gioventù, la macchina gli piace poco. Lo consiglierebbe quindi ai giovani? Io sì, molto. Perché grazie molto questo mestiere. È un lavoro che comunque dà soddisfazione. Sicuro, è un lavoro sicuro, perché si trova poco chi fa questo lavoro. È l'intreccio praticamente la base del lavoro, e poi nel tempo questi manufatti si sono evoluti. E originariamente si producevano dei cesti, soprattutto cose per l'utilità, diciamo, domestica. E poi si è sviluppato sia nel settore dell'arredamento, con tutte le varie poltroncine, sedie, mobili da seduta e anche mobili in genere. Da 60 che ho iniziato e l'attività, poi ho fatto 7 anni di lavoro dipendente, sempre su un'azienda che produceva queste cose, e poi ho iniziato nel 74 ad avere un'attività mia, e ecco, fino a fine anni 80 abbiamo prodotto mobili, ecco, poltrone nel settore dell'arredamento, e poi dai primi anni 90 abbiamo iniziato con le borse, accessori, ci siamo sempre più perfezionati in questo campo e andiamo avanti così, diciamo. Oggi consiglierebbe questo lavoro ai giovani? Sì, io lo consiglierei, se mi ha visto come una passione innanzitutto, uno ci vede qualcosa nell'oggetto. Questo lavoro crea armonia, crea equilibrio anche nella persona, nel modo di vivere, cioè è un qualcosa di altri tempi che oggi non esiste più. Oggi il rapporto è soprattutto con i soldi, col profitto, non è tanto con la passione. Sono poche le persone, anche nei giovani, che hanno questo sentimento, questa cosa. Però se uno ce l'ha, diciamo, è un lavoro che dà grosse soddisfazioni. Lo faccio da quando sono nato, perché ho vissuto in un ambiente di ramai. E sono nato nel 56 e quindi tutti i giorni si parlava di rame. Mio padre era un ramaio, mio nonno era un ramaio, mio bisnonno era un ramaio. Quello che faccio in questo momento, un po' di tutto, perché il rame viene utilizzato in tutti i settori, cioè dall'edilizia fino all'oreficeria, insomma. Però la mia passione è quello del rame artistico e quello del rame del pentolame da cucina. La difficoltà che hanno i giovani, secondo me, è che è un lavoro molto lungo per avere dei risultati, cioè ci vuole più tempo per formare un ottimo ramaio, un buon ramaio, che un pianista. Per fare un ramaio non bastano i 10 anni, e quindi questo qui scoraggia un po', perché magari dice: io faccio un lavoro, poi dico. Però poi c'è la passione che entra in un secondo tempo, che è magica. Nazareno, quando è difficile costruire una fisarmonica? La fisarmonica non è tanto facile, perché è uno strumento molto complesso. Vi posso dire che almeno ci sono 25 specializzazioni, e ogni specializzazione richiede tanto tanto tempo. Io l'ho fatto per 70 anni questo lavoro, però in ore rapportate sono 140 anni,
sono tanti, e la suonavo pure la fisarmonica. Io lo amo profondamente perché oltre che a costruirle l'ho suonata per molti anni.